vince il Badolato per 2-0 contro il Chiaravalle. Badolato che ha avuto il merito di sbloccare subito la gara, già al 12° in vantaggio, e poi sulle ali dell'entusiasmo è riuscito a giocare bene il primo tempo. Poca la reazione degli ospiti. Invece un gran bel Chiaravalle nel secondo tempo che ha messo in difficoltà il Badolato, che ha trovato il gol del 2-0 solo nel finale. Parliamo di questa partita con mister Macri del Chiaravalle. Mister, una gara da due volti per la sua squadra. Un primo tempo in cui avete un po' subito il Badolato, il secondo tempo una bella reazione, se avete messo sotto gli uomini di mister Calabrese, senza trovare però il gol del pareggio, poi alla fine subendo il gol del 2-0 che ha praticamente chiuso la gara. Beh sì, il Badolato quest'oggi, sfruttando anche il fattore campo, è iniziato bene la partita, ci ha messo sotto il primo tempo, anche se il gol è arrivato scaturito, diciamo, da una nostra disattenzione difensiva. E il secondo tempo, come ha ben detto lei, abbiamo cercato di pressare e tenere alta più la squadra, e diciamo che per lunghi tratti abbiamo pure dominato questa gara, però l'unica cosa negativa è che non siamo riusciti a costruire vera e propria occasione da rete per mettere in difficoltà, a parte la traversa presa da Rauti su calcio di punizione, poche conclusioni rispetto alla mole di gioco creata, poi il 2-0 ci ha tagliato le gambe. Comunque la reazione del secondo tempo lascia ben sperare per questo proseguo del campionato, in cui il Chiaravalle dovrà fare punti per... Sì, fa ben sperare la reazione, perché i ragazzi dal punto di vista della voglia, dell'entusiasmo ci sono, non è che non ci sono, e sappiamo pure giocare a calcio, però abbiamo in questo inizio di girone di ritorno abbiamo questa difficoltà proprio a trovare la via della rete, a costruire proprio occasioni nitide, perché arriviamo fino a tre quarti campo, poi troviamo notevoli difficoltà, dobbiamo trovare le soluzioni giuste, perché senza gol non si vincono le partite e quindi non si arrivano ai punti, perché ci dispiace, perché abbiamo disputato un grandissimo girone d'andata e non ci stiamo ripetendo in questo girone di ritorno, quindi dobbiamo recuperare nelle prossime partite più punti possibili per uscire fuori da una situazione che si è creata, che non meritiamo sinceramente. Con noi mister Calabrese. E mister, il Badolato vince 2-0, un primo tempo diciamo buono anche sull'ali del vantaggio, il Badolato ha disputato un buon primo tempo, messo un po' alle corde nel secondo tempo, ha rischiato anche il pareggio, poi alla fine è riuscito con il 2-0 a chiudere questa gara. Guarda, noi veniamo da 3-4 risultati utili, perché le motivazioni, l'entusiasmo sono quelle che in questo periodo contano più delle altre cose. Noi l'importante era vincere e abbiamo vinto la partita, anche se abbiamo sofferto, e devo fare i complimenti al Chiaravalle perché è una buona squadra, anche se noi c'è stato, diciamo, qualche ragazzo che era sottotono, ma noi non molliamo, perché ancora non abbiamo raggiunto l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere a tutti i costi. Prima della fine del campionato ci dobbiamo prendere parecchie soddisfazioni.